Ben ritrovati con Supergol numero 38, non finiremo stasera, ve lo preannuncio, almeno lunedì prossimo ci saremo e poi vedremo come si svilupperanno le situazioni, perché è corretto seguire le evoluzioni di un campionato che abbiamo messo alle spalle dopo Trieste come Teramani, ma che continueremo a seguire non solo per la C, ma soprattutto per i play-off e play-out, play-off inutili e play-out importanti nel campionato di Serie D. Ma stasera ci soffermeremo anche su tematiche che col calcio hanno molto a che fare, ma che raggrupperanno, secondo me, elementi che continuano a passare un po' in secondo ordine e che invece andranno focalizzati nella maniera migliore possibile, iniziando da Tonino Velbruni, che non pensate rinuncerà alla lavagna, perché la lavagna di Tonino Velbruni resterà in vigore fin quando Supergol resterà in vigore. Beh sì, ma stasera ci divertiremo a... singolarmente, giocatore per giocatore, rendimento, è evidente che... Non ce la fai in una trasmissione. No, in due. Questo adesso faccio i tre portieri e tutta la difesa. È evidente che il mio giudizio è un giudizio personale. La mia esperienza con 1100 panchine mi hanno insegnato tanto. 1100 panchine? 1100, quindi non... Le ho contate, eh? Le ho contate, sì. 1100. 1100, per cui me lo posso permettere. E poi c'ho un parterre d'eccezione, anche molto variegato. Intanto saluto e ringrazio Claudio Sparacello, che è qui al mio fianco. Benvenuto a Supergol e benvenuto nei nostri studi. Grazie. Al suo fianco c'è una bandiera del calcio... Beh, vabbè, insomma, se dico di Sant'Egidio, di Pineto e di Tortoreto, sono le tre tappe che io ricordi. Se aggiungo che Duilio Talvacchia è amico del presidente del Boca Junior, con il quale si sente quotidianamente, qualche aneddoto ce lo racconterà, che è tifoso, come è sempre stato, della Sant'Egidiese, starà gioendo il cuore, in questo il momento, il cuore è quello, e quindi ritrovarlo qui mi fa piacere. Fa piacere pure a me, perché grazie. Era da tanto tempo che mancavo in ed era studi. Da tanto tempo che ti cercavamo, grazie Duilio. E al suo fianco Mauro Traini, che nonostante i 43 punti comunque conseguiti con il suo Avezzano, purtroppo c'erano i 3 di penalizzazione, dovrà giocarsi la permanenza in D in un play-out sulla carta abbordabile, ma invece forse molto difficile. Buonasera. Perché il Sant'Arcangelo va a 1000 all'ora. Pieno di insidie, e poi è una partita secca, quindi sappiamo, abbiamo il vantaggio di giocarla in casa, quindi dobbiamo sfruttare questa situazione. Comunque, complimenti per quello che avete fatto dopo aver rivoluzionato Grazie. Una squadra a gennaio, perché Grazie. Questa squadra è stata rivoluzionata, eccetera, eccetera, eccetera. L'apertura è sempre di Tonino Velbruni, perché adesso insomma si scorreranno pure le immagini di Teramo-Ternana, una partita che alla fine il Teramo, nonostante tutto, avrebbe meritato anche di vincere. E che avrebbe anche potuto regalare una speranza che insomma non c'è stata, ma a me personalmente mi interessa niente, non so a te. No, guardando il blasone della Ternana, guardando diciamo il Teramo con alcune diciamo assenze, ho visto una squadra che aveva voglia di fare il risultato, ha giocato la sua partita, ha avuto 3 occasioni da rete limpide. E giustamente meritava la vittoria. Purtroppo dispiace, perché alla fine con i risultati che si sono susseguiti sui vari campi, con quel gol al 94esimo, quasi gol di Infantino, oggi si proseguiva questo percorso che tutto sommato per un finale di campionato fatto dal Teramo a buoni livelli, a parte le 2 partite, io dico una sola partita, quella di Pordenone, perché a Trieste il Teramo ha giocato una grande partita, tutto sommato meritava diciamo, questo premio che si deve ancora avverare, perché se il Monza diciamo, viene sconfitto dalla Viterbese, quindi l'11° posto non c'è. Non sarebbe servito a nulla. Però io dico una cosa, io dico che la squadra, diciamo, si sono viste quelle qualità, su questo gruppo bisogna lavorare, bisogna cercare eventualmente di integrare. Sono pochi i contrattualizzati, però sì, mai 4, pochi, mi sembra 4, ne so. Mai pochi come quest'anno. Però si sono viste delle grosse individualità, perché io il grosso merito di questa squadra la do soprattutto a chi è che, ai giocatori che sono riusciti a migliorarsi nel periodo in cui non erano molto allenati, perché se vediamo che Celli l'anno scorso senza preparazione solo 8 gare a Foggia
Polak stesso che veniva senza preparazione dopo un'annata a Catanzaro. Si sono adeguati bene, sì, sono stati bravi. Lo stesso qui Sparacello presente che aveva, diciamo, giocato poco. Aveva giocato poco. Però dico che alla fine si sono, diciamo, con tanta umiltà si sono concentrati a questo obiettivo, l'hanno raggiunto e quindi bisogna dare merito a questa squadra. Dare merito anche perché abbiamo trovato giocatori che, diciamo, hanno fatto tanti sacrifici, perché obiettivamente con i risultati che sono arrivati, ma soprattutto a livello morale, sono arrivati al Bonolis con alcune sconfitte abbastanza che ti potevano demoralizzare, invece sono riusciti a superare dopo una sconfitta, per esempio con la Virtus Verona, qualsiasi Beh, squadra sì, è stato forse il momento più basso, si sarebbe abbattuta. Invece è riuscito ad esaltarsi vincendo queste partite esterne e lì abbiamo costruito la salvezza. E lì abbiamo costruito la salvezza. Ti è piaciuto il rendimento fatto registrare da questo ragazzo qui? Ecco, il rendimento di questo ragazzo, innanzitutto voglio partire da lontano. Questo ragazzo qui presente stasera, Sparacello, mi è piaciuto per il suo impegno, però è una cosa che parte da lontano, perché Sparacello, diciamo, appena nato, addirittura non ha chiamato mamma e papà, ma ha chiamato Puma. Complimenti. Complimenti perché? Che hai studiato sta settimana? No, 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 lui ha chiamato Puma perché ha trovato, diciamo, alla fine il genitore, la mamma ci è rimasta male, e il genitore è andato a vedere sotto il comodino, c'era la palla, ha detto allora questa è la palla, però lui la chiamava applausi, questa la chiamava Puma, e nello stesso tempo rompendogli un vaso, il percorso volevo dire, rompendogli un vaso in casa, la mamma alla fine si è stancata e ha detto ti iscrivo alla scuola calcio di Palermo, e ha fatto tutta la trafila agli allievi nazionali. Claudio, con chi ha parlato? No, no, è una storia? È un'intervista che avevo fatto io a Gianluca Di Marzio quando mi trovavo a Padova, e si trova su internet, ha studiato molto bene. Poi è andato a Torino, il percorso, ma ha avuto anche delle ottime chance a Padova. Trapani. Trapani, sette belle gare in B, Sud Tirol, insomma, ha fatto bene. Questo ragazzo ha 24 anni, non è che ne abbia 30. No, però mi dispiace che queste occasioni che si sono susseguite le poteva forse sfruttare meglio. E questo ce lo dirà lui, perché ha avuto anche... Glielo chiediamo. No, quello che mi è rimasto sorpreso, che fu addirittura fu messo in una situazione di contestazione a Reggio Calabria, in Regina Bisceglie, perché gli avevano cambiato, a Facebook gli avevano cambiato la foto con una maglia diversa di quella della Regina. Com'è sta storia? E c'è stata una polemica grossa. Poi c'è a Reggio la polemica non è... Sì, c'è stata una polemica grossa, alla fine lui stava giocando, quindi come faceva, insomma... E questo è... Com'è sta storia? Niente, praticamente stavamo giocando veramente Regina Bisceglie, è tornato negli spogliatoi a fine gara, ho aperto il telefono e avevo un manicomio, praticamente. Tifosi impazziti, perché praticamente mi avevano hackerato la pagina Facebook e avevano cambiato l'immagine del profilo. E tanti tifosi, non so, pensavano che io avessi avuto il telefono in campo. E quindi è successo un... Poi la società ha dovuto fare un comunicato... In quanto tempo sei riuscito a chiarirlo questo? Nel giro di 2 o 3 giorni, però è stata dura, perché tanta gente... Poi quando le persone sono convinte delle cose, magari certa gente non ci credeva. Poi comunque sia la società ha fatto un comunicato stampa ufficiale, dove io ho fatto vedere la denuncia e che veramente mi avevano hackerato la pagina Facebook. Qualcuno quindi... che ti voleva bene? Questo non lo so, che non l'ho mai saputo. Cioè, poi sono riuscito a riavere il profilo e poi l'ho chiuso perché... Senti Claudio, non mi serviva. Io credo di essere stato il primo, ma perché mi trovavo lì, a vederti arrivare a Teramo. E ti dissi, chissà, magari, no, so che sei un bravo attaccante, forse ti mancano dei gol. Magari sarà proprio Teramo la tappa che ti consacrerà in quanto a marcature personali. In realtà non è andata così, però ti ha sicuramente consacrato per rendimento alto. E forse sei riuscito anche a conquistarti la stima della tifoseria teramana, che è molto esigente. Ti chiedo se sei soddisfatto o parzialmente soddisfatto di questo scorcio di campionato giocato qui. Allora, personalmente sono molto soddisfatto. Naturalmente, come ho detto tante altre volte, un attaccante è felice quando fa gol. Sì. Però io ho sempre detto che nell'ultima conferenza stampa dove ho parlato, ho detto che quest'anno mi sono trovato a giocare con un attaccante come Infantino che ogni palla che tocca in aria fa gol.
E quindi penso che bisogna anche essere umili nel capire anche con chi stai giocando. E io quest'anno ho fatto il lavoro un po', magari, come si dice, più Sporco. sporco. E magari appunto Infantino è, per le caratteristiche che ha, è molto bravo in area di rigore, quindi era giusto per me, ma anche secondo me da parte di tutta la squadra, farlo stare dentro l'area di rigore. E quindi sono soddisfatto, però ti ripeto, l'attaccante è felice quando fa gol. Poi avremo 5 minuti tutti nostri. Duilio Dalvacchia. Duilio Dalvacchia è un uomo di calcio, un personaggio nel mondo del calcio. Insomma, chi è meno giovane come me lo sa. E purtroppo, insomma, di meno giovani che ci seguono sono tanti. Allora chiedo a Duilio, intanto, l'approccio con il calcio di oggi è un approccio limitato al calcio della tua città o riesci ancora a seguirti e a guardare intorno, al di là adesso del Boca Junior del quale Sì. parleremo dopo? Allora, io praticamente calcio lo seguo, purtroppo avendo questo lavoro che mi impegna tantissimo, non posso seguire proprio Le le cose. cose da vicino. Però ecco, qualche volta mi vado a vedere la Samp, mi vado a vedere il Teramo, però partite così sporadiche, non è che, però la Sant'Egidiese Quella non manchi mai, ogni domenica a me, la Sant'Egidiese purtroppo è l'unica squadra che ancora mi fa, cioè mi emoziona. Io quando vado a vedere altre Vabbè, ma sei partite, Sant'Egidiese, è sono, normale che però sia ti così. dico, ho notato, vado a vedere l'Inter, di cui sono tifosissimo, cioè, però non riesco ad avere quelle emozioni che mi dà, La anche se in maglia giallorossa della Sant'Egidiese. promozione, prima categoria. Ieri, prima della partita, mi facevano le farfalle, cioè, le farfalle allo Ieri stomaco. giocavano un playoff Un loro, playoff, l'hanno sì. vinto peraltro alla grande fuori casa, Sì. E quindi. quindi ecco, però dopo, dai, io seguo sempre, il calcio lo seguo sempre, però un po' più distaccato rispetto a Che prima, mi dici di perché quel signore a fianco a te? questo signore qua è un grande, lo dico sinceramente, è un direttore sportivo che secondo me è stato sottovalutato da tantissime squadre. Era partito benissimo, sia a Chieti che ad Ascoli. Poi dopo piano piano ha avuto un po' non so che cosa sia di peso, Glielo chiederemo. Se è vero quello che ci dici, glielo Però chiederemo. ti dico sinceramente, è uno che di calcio ne capisce tanto e capi i giocatori. Io mi ricordo la promozione che fece in Ascoli, ma veramente una promozione ad alto livello. Mi ricordo la partita col Catania, c'erano 25.000 spettatori. Dicevo, spettatore, E ti bello. dico, io mi Molto sono bello. emozionato a vedere quella partita perché La a partita è vedere emozionante. Io glielo ho detto a tutta. Walter. Un silenzio incredibile per 25 spettatori, non voleva una mosca prima di cominciare È vero, la partita. perché era una partita Di Gaucci. determinante. Di Sì, Gaucci. bravo, veramente, guarda. Bene. E ti dico, non riesco a capire perché ancora rimane in queste categorie. Chissà, Mauro, chissà perché. Io ringrazio Duilio che conosco da quando giocava era un attaccante di quelli veri, 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 che oggi veramente Ma farebbe gola. tecnicamente No, era di farebbe gola categorie veramente, superiori, categorie poi ce lo superiori. potrà dire Ma Valbruni che lui l'ha sai avuto in perché? squadra, Perché lui ha quindi. sempre avuto questo amore Per la viscerale sua per la terra. tua squadra. Sì, E quindi se la sua squadra faceva la B, lui avrebbe giocato in B. è Se faceva prima vero. categoria, lui giocava in prima Sì, categoria. Ma io per la mia Quindi squadra, voglio dire, a prescindere. io da presidente e vicepresidente ho preso 9 anni di Daspo. Io so di questa storia. 9 anni, e quindi 9 anni praticamente di Daspo è un è ergastolo, un insomma. ergastolo. Io ti dico sinceramente, è stato un ergastolo. 9 anni, con 5 anni di blacklist. A posto. Pensa che io andavo a vedere le partite anche da Sant'Egidiese, a parte che con loro Vabbè, il hai un rapporto che mi rapporto. no, ma che mi lega a lui e al fratello, ma che ci legava quando ero responsabile del settore giovanile dell'Ascoli, Che giocavi il campionato in vibrata, se non ricordo male, o Sì, non tu? giocavamo, abbiamo fatto diverse partite noi Sì, che loro ci davano il campo in campo, alto, campo sì. in ma una cosa Sintetico. importante che noi, e mi piacerebbe ricordarlo perché sai, a volte si dimenticano questi personaggi, avevamo un amico comune che faceva il direttore sportivo a Sant'Egidio, che era Franco Mirti. Certo. Allora Franco che faceva? Che era, siccome era una persona talmente intelligente e capace, veniva da me a piangere sempre, no? Dicevo, ma dammi una mano, non c'ho soldi, dai. E mi portavi a tutti i migliori giocatori che io già avevo. E loro facevano degli squadroni incredibili, no? Quindi il rapporto, voglio dire, con Duilio Sì, ma risale, non c'è insomma. più quel calcio là, eh? No, non No, esiste ma più, nel modo sì, più c'è più. assoluto. E devo dire una cosa, questo non è mai capitato di dirlo in diretta. Cioè, la Sant'Egidiese con noi è un rapporto molto stretto, di una serietà unica, no? Quando ancora oggi si parla quelle cose.
loro venivano lì con 2 lire veramente, però sempre puntuali, sempre. E i nostri giocatori volevano andare a Sant'Egidio perché in Serie D era una piazza importante, molto aperta. Sì, per il rendimento suo, diciamo, di quest'anno. Diciamo, lui parlava di un lavoro sporco di un'importanza tale, perché nelle ripartenze noi ci siamo aperti meglio e abbiamo un po' chiuso la squadra avversaria in alcuni frangenti, perché un giocatore che fa tanto movimento, che sa coprire la palla, che non lui la copre bene. Che la copre bene, però non cerca sempre il contrasto, e questi sono giocatori che a me piacciono, perché sono giocatori che danno l'anima in campo, non perché lui sta qui, ma io l'ho detto la prima partita come impegno, è un impegno tale, per cui Infantino si è trovato sì bene come in area di rigore con i due difensori che lo bloccavano, però avere un giocatore che ti passa davanti, a destra e a sinistra, in continuo movimento, va in profondità, copre bene la palla, penso che sia al 50% di merito. Vogliamo dire bravo a Maurizi, che su questo tandem ha puntato. Alzo le mani quando diciamo. Ci sono dei risultati. Io voglio dire un'altra cosa per concludere, perché Claudio ha avuto la possibilità, io quest'anno ho visto un pochino meno perché essendo andato a lavorare a dicembre ad Avezzano, però non sono mancato tante partite. L'hai visto? Presente, l'ho visto proprio quando è entrato, che è cambiato la partita, cioè lui è un attaccante moderno. È un attaccante che svaria su tutto il fronte offensivo, e con Infantino, appunto, che è uno che dentro l'area ti fa male, quando un difensore sbaglia lui è sempre pronto, per me si compensano molto bene. Quindi secondo me un bel tandem, intanto il discorso del gol bisogna sempre vedere, perché bisogna avere delle qualità. Infantino ce le ha perché è uno che dentro l'area è attento, è un animale da guerra, ma ci sta. In una squadra di calcio c'è bisogno anche dell'attaccante a fianco che ti fa gli spazi, e lui è uno di quelli che non molla mai, è un cattivo, è uno che si fa rispettare. A me piace molto, cioè è un giocatore che io vorrei da tutte le parti, a prescindere che è qui Claudio, ma me lo vorrei, sai perché? Perché sono quei giocatori che in qualsiasi momento ti spaccano la partita. E quindi questa è la cosa importante. Parte si dice sempre, qualsiasi sia il risultato, si sta prendendo sparacello stasera. No, ma si dice sempre, qualunque sia il risultato di una gara, vinci o perdi, devi dare l'anima, così dice lo spirito. Ci sono giocatori di maggiore qualità, anche se lui non dimancano. Ci sono giocatori magari di maggiore qualità, anche se lui le qualità le ha e le opportunità sono state date, ma ci sono dei momenti per tutto, sai, magari uno è giovane, l'ambiente non si trova, ci sono tante cose, però è giovane, 24 anni, secondo me ha ancora davanti tantissimo. Vabbè, però dopo sai che succede, che ci sono giocatori, per esempio a Padova, lui è stato a Padova, tipo Neto Pereira e tipo Altinier. A un certo momento la società, che ha delle spese eccessive con giocatori che prendono contratti astronomici, punta su quello e mette da parte il giocatore che si impegna. E allora, qui stanno per fortuna, per noi, esatto. Per noi direttori, che avendo le squadre senza soldi vai a prendere i giocatori. Esatto, quando c'è un direttore bravo, lì deve saper intervenire. Ma deve essere sempre guidato il direttore. Tu dici, eh? Cioè, il tandem ideale sarebbe Traini Valbruni. Beh, 50%. È una bella coppia, sarebbe una bella coppia. Hai capito? Allora, io intanto osservo il mio primo impegno commerciale con puntualità, perché al rientro voglio parlare 5 minuti con il nostro attaccante ospite, con Claudio Sparacello. Allora, intanto grazie come sempre per la grande partecipazione dei tifosi, mi sono numerosi messaggi che arrivano, poi ovviamente daremo spazio a questi, però insomma voglio presentarvi meglio Claudio Sparacello per chi non lo sapesse. Intanto, per un auspicio, il mio che non conta nulla, mi piacerebbe vederlo col Teramo anche l'anno prossimo, se a lui sta bene. E poi dirvi che Sparacello ha giocato sempre tanto, sempre con pochi gol. È una caratteristica che ti porti dietro, o succederà che arriva il momento nel quale la stagione dei gol è dietro l'angolo? Personalmente, per come la penso io, deve arrivare perché un attaccante deve fare gol. Però, come stavamo dicendo anche prima, ci sono attaccanti d'area di rigore, attaccanti magari che hanno altre caratteristiche, però io sto lavorando, sto cercando in tutti i modi di cercare di stare sempre più vicino alla porta,
quest'anno è stata l'annata degli assist, ne ho fatti veramente tanti, sì. Però come ho detto prima sto cercando di lavorare appunto per stare più vicino alla porta, perché un attaccante quando fa gol è tutta un'altra cosa. Francavilla Fontana Teramo, è stato un passaggio che rifaresti 10 volte? 20. Differenza sostanziale? Sì, ma senza nulla togliere alla Virtus, che è una società veramente sana, un posto dove non ho nulla da dire veramente, però quando sono arrivato a Teramo ho subito sentito un'aria positiva, e questo quando un calciatore percepisce queste cose, le cose vanno bene. Poi ho avuto il mister, che lo conoscevo già, quindi mi ha dato anche una grande mano, ce l'ho avuto un anno a Reggio, e penso per un calciatore essere allenato da un allenatore che ti conosce bene, penso che sia un'arma in più, quindi sia è un passo che rifarei di nuovo. Tu sei siculo di Palermo? Sì, palermitano, sì, siciliano. Che differenza sostanziale c'è? Perché credo ci sia giocare a Palermo, giocare a Reggio e giocare a Teramo. Ma sono due piazze molto esigenti, entrambe. E l'unica cosa è che Reggio ha fatto la Serie A e quindi si può dire che questo magari che la differenza, che magari la gente è stata abituata a vedere un calcio un po' più di alto livello, però senza nulla togliere a Teramo, che comunque sia una piazza molto ambiziosa, una piazza che aveva conquistato la Serie B fino a qualche anno fa, e quindi magari sono queste le differenze. Poi Reggio magari è anche un po' più grande di Teramo, quindi viene magari un po' più gente allo stadio, e sono queste piccole cose che magari fanno un po' la differenza. Ma a 20 anni 7 presenze in Serie B, sì, 7... a 24 anni devi conquistarti la maglia da titolare a Teramo, è un passo indietro per Claudio Sparacello, che ha perso la grande chance, o è un processo naturale che in una carriera di calciatore, seppur ancora giovanissimo, ci sta? No, penso che sì, può essere che non so dirtelo, io non penso di averla sfruttata male, penso di avere fatto forse qualche scelta sbagliata, quello sì, però il fatto di magari di essere andato via da Trapani e volendo andare a Padova magari a giocare di più, questo magari mi ha un po' non mi ha aiutato tanto, potevo magari restare a Trapani e chi lo sa, magari essendo anche del Trapani, poi era l'anno anche della finale playoff del Trapani, quindi non si può mai sapere magari come, però è andata così, adesso io devo guardare il presente, voglio conquistarmi qualcosa di importante. Penso credo che non ci sia stato tempo per parlare del domani, perché il campionato è finito ieri, certo. Però provo a chiederti se tu qualche interrogativo in te te lo sei posto, e che cosa faresti subito, domani stesso? Ma io ho un altro anno di contratto col Teramo e penso che questa per me è una cosa veramente molto importante. Io a Teramo mi sono trovato veramente bene e spero con tutto il cuore di restare. Naturalmente un calciatore spera sempre di salire di categoria, di avere un calciatore penso che se non ha delle ambizioni non puoi fare questo mestiere, però il fatto per me di avere un contratto in una società come Teramo per me è una cosa molto importante. Quindi restare a Teramo. Certo, sì. Questa è la prima aspettativa. Sì. Che cosa ti lasci alle spalle di questo campionato? C'è stato un momento nel quale hai pensato qui va a finire, che non ce la facciamo? No, ti dico la verità, no, perché io penso che abbiamo avuto, sì è vero, un periodo dove le cose non giravano bene, però questo è stato un gruppo di veramente di uomini veri, e io lo so perché ho vissuto lo spogliatoio, perché nei momenti dove tanta gente ci dava per spacciati, noi ci siamo uniti, ci siamo guardati tutti in faccia, abbiamo detto guarda, noi dobbiamo raggiungere questa salvezza il prima possibile, e l'abbiamo fatto, e purtroppo abbiamo anche sfiorato di fare i playoff, peccato che non ci siamo riusciti, però addirittura pensare di non salvarci, questo non l'ho mai pensato, perché veramente conoscevo le qualità di questa squadra ed era impossibile, sarebbe stato veramente una cosa folle non salvarsi con questa squadra. C'è qualcosa che ti è rimasto particolarmente impresso in questa esperienza teramana? Ma io mi sono trovato veramente bene, poi il fatto di essere, ho sentito tanto
tanto affetto dalla parte dei tifosi del Teramo, e questa è una cosa che mi è veramente piaciuta. Io ho cercato in tutti i modi di onorare sempre la maglia, sono uno che cerca sempre di non arrendersi in campo, do sempre tutto, penso che questo i tifosi l'hanno visto, l'hanno apprezzato, ed è una cosa che mi ha fatto veramente piacere. Poi diciamola tutta, insomma, in campo sei anche uno che rompe le scatole abbastanza. Sì, sono un evidentemente po'... lo sai fare, perché sì, non c'hai nessun rosso nella tua carriera. No, questo no, però sì, in campo sono un po' un rompiscatole, sì. Però sì. Penso che dai, fa parte di questo sport, è importante. Che c'è, Tonino? No, a fianco ce n'è uno peggio. Vabbè, ma questo lo sappiamo. Io volevo portarmi ancora più in là, per la verità, per un omaggio, ma insomma un omaggio col sorriso sulle labbra, no? Perché poi nel calcio ci sono cose che succedono e mi fermo. Però mi metto nei panni di Mauro Traini, no? Adesso noi vogliamo vedere il gol che ha sbloccato una partita che lo interessava, ed è il gol di Forlì Recanatese. E il Forlì doveva vincere la partita. Questo è il gol dell'1-0. Era l'unico modo per fare gol il Forlì. Se un portiere non lo... No, questo è da inchiesta, questo è proprio da... È da far retrocedere tutte e due le squadre. Veramente, perché il calcio, se continua... Guarda che roba, ragazzi, cioè questa è veramente... No, ma è una cosa... Ma nemmeno c'è neanche Papere, perché se fosse Papere... Ce l'ha portata lui. Ma sì, ma lui l'aveva già presa. Io non dico niente. È una cosa troppo evidente. Guarda che roba, ragazzi, guardate che roba. Ma no, evidentemente il Forlì non ha tirato mai in porta. Aveva rischiato 2 minuti prima di prendere il gol, e a quel punto sarebbe morto il retrocesso. Ma poi ti faccio vedere, se vedi anche, guarda che calcio, cioè, la palla l'ha presa, ragazzi. Su. L'arbitro è stato talmente bravo che aveva capito tutto, gli ha dato anche un calcio di rigore che non esisteva. Perché ha detto, se no la partita non la porta. Noi adesso non diciamo niente, io perlomeno non dico niente. Cioè, vabbè. Però insomma c'è da rimanere. Da rimanere. Questo è mai visto. Ho detto no, sarebbe stato meglio una papera, no? Cioè, una papera, sì, capita. Può capitare. Questa è una vergogna, però questa è d'ufficio inchiesta, dai. Vabbè. Però andiamo avanti. Quando l'hai vista? Io l'ho vista ieri. No, ma già a me mi avevano telefonato, no? Ma l'ho detto, sì, ragazzi, era già, però, insomma, no? 10 minuti prima stavano prendendo un gol clamoroso, l'arbitro diceva, guardalino è alzato a bandiera, si sapeva perché. Insomma, hanno fatto di tutto e di più. Il primo tempo, verso la metà del primo tempo. Guardate il terzino che va via con le mani sui capelli, di porca miseria, gli fosse sfuggita dalle mani. Vabbè, uno scandalo. Uno scandalo. In maniera molto corretta. Mi direte che può capitare tutto nel calcio. Credo che ci sia un po' di limite a tutto. Esatto. Hai ragione. Allora, io non voglio fare sempre polemiche, anche in una serata nella quale probabilmente la cosa peggiore che uno debba fare è fare polemiche, però io qualche minuto prima di altro in questa trasmissione voglio riservarlo ad Emilio Capaldi, perché ho avuto il piacere di apprezzarlo intanto come uomo, ma ancor di più in questa fase, per la signorilità, per la professionalità con la quale sta gestendo una fase che per lui non è facile, nella quale da direttore generale accetta in buon ordine, senza una sola parola fuori posto, che la società puntualmente lo scavalchi. Da un paio di mesi questa storia dura. Non che in Campitelli non abbia titolo a farlo, ci mancherebbe, ma se vengono chiamati in causa soggetti esterni a farne le veci, beh, insomma, un giornalista forse questi appunti può farli. Potrebbe lamentarsene Capaldi e non lo fa. In fondo, che il signor Francesco Quintigliani da Roma oggi non rappresenti il Teramo è un fatto. Magari domani lo rappresenterà, ma io sono ancora fermo ad una telefonata circa il suo ipotetico coinvolgimento in società, quando mi rispose letteralmente: lei mi sta dando una notizia non notizia. Sarà,
però poi dal sindaco è andato più volte con Campitelli, ripeto che è liberissimo di farlo, il rapporto è intensissimo a tutt'oggi, ma che abbia pure fatto parte della spedizione che la settimana scorsa è andata a Sassuolo, unitamente a Sandro Federico e allo stesso presidente, con Capaldi a casa, sarebbe troppo per tanti. Per me sicuro, per Capaldi che è un professionista no. E poi non entro nel merito del fatto che Emilio Capaldi non abbia fatto parte della spedizione, quella famosa, del 6 aprile scorso, spedizione che si recò a Poggio Renatico nel Ferrarese per cedere, questo a noi risulta, la società a Nicola Di Matteo, quando in quello staff c'era spazio per tutti, c'era spazio per tutti i professionisti, Filippo Di Polidoro, Francesco D'Ottavio, Umberto Sorgentone, senza citare, perché nessuno lo ha mai detto, neanche io, ma stasera ve lo dico, che ci fu anche una tappa preliminare a quel viaggio presso un altro professionista, non Teramano, ma che Teramo ha conosciuto benissimo in altre ere calcistiche. C'entra meno che personalmente apprezzi Emilio Capaldi come professionista, perché questa è una cosa che riguarda non competenze mie, anche se sfido chiunque ad affermare che a Teramo abbia lavorato male, chiunque, eppure andrà via, non per propria scelta. Ci tenevo a rendere questo omaggio ad un professionista che per me è un professionista con la P maiuscola, che a Teramo venne traghettato da un altro signore del calcio, quel Giorgio Repetto, che andò via con la stessa signorilità con la quale molto probabilmente farà Emilio Capaldi. Era un atto che gli dovevo, glielo avevo preannunciato, se puoi seguimi stasera perché ho 5 minuti da dedicarti, e quando le persone per bene meritano attenzione, io credo sia giusto loro darla. Mi fermo per un impegno pubblicitario, poi rientreremo in studio con tutti gli altri ospiti e anche con i messaggi da casa. Signori, stasera qui fra le mille panchine e passa. Riesco a vincere piuttosto che andare a fare un anno la B a Trieste e l'anno dopo ragazzi, la promozione all'eccellenza. Praticamente adesso lui ripete da capo avendo lavorato quello che stava dicendo a Talvacchia. Perché Duilio gli chiedeva, Duilio, prego. No, io gli chiedevo, siccome so della sua validità e di quello che è riuscito a fare, ha vinto 5-6 campionati a Treviso, a Chieti, ad Ascoli, a Roseto, eccetera, eccetera. Oh, il suo nome voglio... si vocifera a Teramo, comunque, sappilo. Io ti dico una cosa, non è che Campitelli farebbe un grosso affare a prendere adesso Mauro, Federico perché... sarà felicissimo. No, Federico lo conosco, è bravo, un ragazzo bravissimo, però io conosco pure le qualità di Mauro. A proposito, Sandro Federico sarà con noi lunedì prossimo, ve lo preannuncio. Federico è bravo e lo stimo tantissimo, però io capisco, cioè Mauro, il tourbillon del calcio. Mauro ha fatto i fatti e non riesco a capire perché lui ancora si trova in queste categorie. Capito? Quindi, dottor Traini. Tanti giocatori. Ma la potrei dire, tocca a lei, dottor Traini. No, do una risposta che diceva un mio allenatore che passava per un filosofo, perché lo era. Gianni Simonelli era grande mister, grande professore. Ho avuto grande la professore. Fortuna di poter avere anche con me tra i grandi allenatori di che ho avuto. Lavorare un anno. E lui mi diceva Mauro, meglio fare il sindaco a Saviano che il vice sindaco a Napoli. Quindi io dico sempre, ho lavorato per gente importante del calcio. È chiaro che io non ho mai anteposto la C, la B, la A, perché ho avuto la fortuna di fare quasi tutto. Dico sempre una cosa, l'autonomia è importante, ecco. Se uno vuole lavorare vuol cercare di lavorare bene e tutto. Se c'è una società che non ti fa lavorare, che vieni messo da parte, non è certamente Mauro Traini il personaggio giusto per quel presidente. Ho avuto in questi anni eppure tante tu hai richieste. Un rapporto, io lo so, tu hai un rapporto, non so se sia dovuto al fatto che non lavorate insieme, ma tu hai un bel rapporto, un gran bel rapporto con Campitelli. Molto bello. Molto bello. Allora mi chiedo, tu ritieni che Campitelli possa essere il presidente ideale per uno come Traini? Ma guarda, io ti dico, non lo so, sai perché? Perché nonostante le volte che noi ci siamo visti, incontrati, abbiamo cenato insieme, abbiamo pranzato insieme,
il calcio è quasi passato in secondo ordine, poi si chiedeva, si parlava di qui del più e del meno. Io penso che lavorare col presidente Campitelli non sia facile, però ti dico che sia davvero stimolante, perché io l'ho sempre riconosciuto delle grandi qualità a livello di serietà. E io penso che oggi, mi fa piacere che Claudio oggi abbia detto una cosa molto importante, la piazza di Teramo. Io ho avuto la possibilità di lavorare con un grande presidente che era Romy Malavolta, quindi che secondo me è stato un grande presidente. Anche grande, secondo molti altri, non no, solo è un grande amico, ma altrettanto grande è stato il presidente Campitelli. Le vicende io non le voglio più ricordare perché annoiamo anche la gente, okay, la gente a casa. Però sentir dire da un ragazzo come Sparacello, e penso io da tanti altri, che la serietà di un presidente come Campitelli non si discute, è una cosa bella. Poi ci sono altre cose, questo bisogna dire, ci sono altre cose. La struttura, l'organizzazione e tante altre cose che vanno curate sul corpo. Io penso, lo posso solo dire così a livello, perché un conto è il rapporto di amicizia che c'è e un conto è il rapporto lavorativo. Io penso, dato che sono andato d'accordo con tutti i presidenti, con tutti, anzi addirittura ad Ascoli, quando me ne andai lasciando una piazza importante perché non legavo con la figlia, disse, lasciai un pacco di soldi. Al presidente disse, presidente, io vado via perché non voglio litigare con lei. L'allora presidente? Roberto Benigni. Io non volendo io lasciare una piazza in Serie A, insomma, solo un matto come me, no? Dopo, cioè. Però questo è per dire che se... La categoria è categoria, quest'anno ho voluto fare un piacere a un amico, andare ad Avezzano, la Serie D, che io non ho mai fatto. L'ho fatto in maniera molto, che ti devo dire, sono stato contento di andare in una categoria così e dare una mano alla nuova proprietà, Ida Alessandro, gente seria, gente per bene. L'ho fatto quasi per scommessa, perché tanto ero a casa, facevo il consulente per diverse società, come ho fatto per anni, come diceva Duilio, il fatto di non essere più dentro la cosa, però lavorare per altre società di C e di B. Però dico, se uno non ha l'autonomia di poter fare le proprie scelte, ma perché deve fare questo mestiere per forza? Cioè, facesse qualche altra cosa. Senti, Mauro Traino. Equo News, in questo caso da Cercori, ha scritto che l'idea Traini è balenata nella mente di Campitelli. Questa cosa non ha lasciato... insensibili i tifosi, no? Molti mi hanno anche ieri allo stadio chiesto, no? Allora adesso tu sei qui e io la domanda te la giro: è un'idea del presidente che Walter Cori ha fatto sua o c'è qualcosa? Ma, senti, siccome non è proprio il primo anno che si parla, proprio in virtù del mio rapporto che ho col presidente, con Luciano Campitelli, di questa cosa qua, no? Traini arriva, ma non è mai arrivato. Quindi non lo so, io il presidente la scorsa settimana, sabato è finito il campionato, un bel risultato, un girone di ritorno importante, delle basi su cui poter veramente costruire qualcosa di importante. Il presidente, penso che in questo momento, se sono vere le voci che dicono che Emilio intanto che va via, sarebbe già io parlo di voci perché non posso dire altro. No, ma Emilio, guarda che Emilio vada via, lo dicono via. I fatti più che le voci. Ecco, no, io non però Emilio, non sto ha, un seguendo ruolo, perché però Emilio non, ha un ruolo. Non sto seguendo perché ho la testa impegnata da un'altra parte. Ed è giusto che sia così. Voglio dire. Però sarebbe molto importante sapere se tu e Campitelli vi siate detti qualcosa no. No, non ne abbiamo assolutamente parlato. Tra l'altro ieri è finito, può anche darsi, che ne so, io... può chiedersi magari che mi chiami, che per adesso no, non abbiamo fatto neanche... Da quanto neanche tempo non lo senti? Quando è che non lo sento? Da quanti giorni? La settimana scorsa. No, la settimana scorsa, ma come facciamo sempre, quasi ma come... Ma l'ho detto io, l'ha detto Dalmacchia. No, ma come ogni Dalmacchia, settimana... No. Vabbè, ma quindi allora... Può fare qualcosa. Posso spezzare una lancia a favore tuo, perché... Vabbè, ma tu sei tifoso. Io sarei felice. Questo... Io sai che sono come il mister. Mister ha dimostrato sul campo quello che vale. Mille panchine. Il signor Mauro Traini ha dimostrato... 1100. Ha dimostrato sul campo quello che vale. Perché io ti dico, quello che ha fatto Mauro Traini, pochi direttori sportivi che conosco io li ha fatti. E poi è un uomo fortunato perché vince. Questo è vero. Come il mister.
Questa è la, il mister ha detto che Traini da solo non può fare niente, cioè ci vuole lui, però ma io non sto scherzando, io ti dico, se uno vuole vincere dei campionati si deve affidare al signor Mauro Traini. Mi dai il nome del presidente del Boca Junior? Daniel Angelici. Daniel Angelici, lo dico al mio collega Matteo Falzone, mi piacerebbe che tu mi trovassi una foto di Daniel Angelici, e ti dico, presidente del Boca Junior, perché? Io adesso 5 minuti al presidente del Boca Junior devo parlare, poi magari gli manderemo il link della trasmissione, dobbiamo gliela fai vedere. Dobbiamo sapere. Perché è amico di Duilio Talvacchio, tu dici ma che sì, c'entra il presidente del Boca Junior? Eppure è amico mio. Allora, praticamente dovete sapere che il presidente Daniel Angelici, il papà di Daniel Angelici veniva da Cupra Marittima, era originario di Cupra Marittima. E poi lui è emigrato e adesso a Cupra Marittima c'è ancora tanti parenti. E l'ho conosciuto proprio lì perché io ho uno chalet a Cupra Marittima e quindi praticamente ci siamo conosciuti lì allo chalet mio. Tant'è vero che domenica mi è venuto a trovare. Sta qui? È qui? No, adesso è ritornato, è ripartito domenica sera. Ah. E ci siamo fatti una chiacchierata di calcio, lui gli piacerebbe anche riuscire a trovare dei partner qui in Italia, e ti dico una cosa, una persona squisitissima, e mi ha invitato personalmente ad andare lì a Buenos Aires a vedere la partita insieme a lui alla Bombonera. Capito? E io c'ho, lui mi ha dato il numero suo di telefono, e tant'è vero che gli devo fare pure delle camicie, perché ci portiamo, che lui diciamo, nella sua vita, Claudio, lui è produttore di camicie. Sì, 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 sì. Lui è produttore di camicie. Sì, sì. Lui ha fatto il presidente, ha fatto un po' di tutto. Ho fatto il presidente un po' di 9 anni di Daspo, ho fatto un po' di casini, E niente, mi spiegava insomma che la società, che il Boca Junior è una società per azioni, di 220.000 soci sono. Un attimo, ripetiamo. 220.000 soci. Hai capito l'aria? Sì, sono quelli che facevano 80.000 nella rifinitura prima della finale con River Plate. Esatto, esatto. Hai capito? E quindi praticamente... Eccolo qui, è lui. Esatto. E io c'ho la fotografia, ecco, ci ho portato proprio una fotografia insieme a lui, che il mister mi ha chiesto, porta pure la fotografia, ecco qua, questa qui è la fotografia di domenica. Hai capito? Intanto Traini si guarda la foto, noi ci guardiamo, sto signore, sì, presidente del Boca, presidente del Boca. Però è una persona squisita. Assolutamente. Guarda, una persona semplice. 220.000 soci. Ma hai capito? 220.000, ce n'ha 130.000 in Real Madrid? Sta facendo un po' di... E lui mi ha detto, che praticamente per fare il campionato lì loro spendono 48 milioni di euro. Facendo la Coppa Libertadores dall'inizio alla fine, vincendola, si riesce a prendere 25 milioni di euro. Molto meno che nella nostra Molto meno. Sì. L'Inter, che ha passato il primo turno, ha preso 20 milioni di euro. No, ma l'Atalanta, l'Atalanta si arriva, e ci arriva, sono 50.000, eh? 50 milioni. Quindi praticamente il River Plate, vincendo la Coppa Libertadores, ha preso 5 milioni di euro. Mentre il Boca ne ha presi 3. Oddio, poi è vero che il valore della moneta è un po' diverso. Ma non della moneta, del cambio. Del cambio. E quindi ho chiesto al mister Valbrune di venire con me, di accompagnarmi a Buenos Aires. Giocatore. E così andiamo là. Roberto Druda ha detto lui. Gli ho preparato la maglia di Campagnaro, la partita che Campagnaro di Campagnaro. Roberto Duda ha portato Torreira, no? Che sì, bravo Torreira, no? Sì. No, ma lì c'è tanto di quel materiale che veramente... Portati Mauro. Beh, il presidente, Romy Malavolta. Ha avuto una bella... Duilio ha detto... Romy Malavolta, in Argentina, andava, eh? Sì. Va bene. Andava. Ma Mauro non lo posso portare perché sicuramente Campitelli, siccome è una persona intelligente, una persona... Mauro che guarda, o il presidente? Il presidente Campitelli è una persona attenta, che guarda, sono convinto che presto lo chiamerà, perché Campitelli c'ha un pensiero fisso qua, vuole tornare in Serie B. Tu dici, 100%, e siccome lo conosco, è uno ignorante nel senso buono della parola, è uno che vuole arrivare, e io sono convinto che dentro la testa sua c'ha sempre quel... e ci può arrivare, perché lui è uno... è uno determinato a fare le cose. E io dico questo, voglio spendere una parola pure a favore di Campitelli,
che... Io sono contento, lo sai perché? Perché sennò qua si costruisce un'idea, sì, no? Sì. Che super gol è contro Campitelli. No, no, lui lo pensa ogni tanto. Io ti dico... E invece io dico qui abbiamo degli ospiti che sono qui a parlare bene di Luciano Campitelli. No, ma è a trovarne di presidente Cucci. Tu guarda, guarda Federico. Due persone. Due, tre, no, no, ma io dico, quello che... Io siccome seguo tantissimo le vicende della San Benedettese, no? Perché io sto lì, c'ho pure una palestra lì, quindi faccio... Però ti dico... palestra, scialenta, non è che niente. No, no, vabbè. Io dico Duilio, ma Duilio segue tutto. No, io lo seguo. Perché è uno che è attento. Tu guarda che combina Federico, no? Federico ha messo in vendita la società a 700.000 euro, poi però ti dico sinceramente, fa ogni partita che perde crea sempre il problema, me ne vado, i tifosi sono stufati, perché San Benedetto è una piazza che tu non devi promettere, perché se prometti devi mantenere, poi dopo ci può essere il fatto che tu puoi mantenere, non puoi, dipende da tante circostanze, però tu non devi promettere, perché questi qua hanno promesso, andiamo su, i playoff, poi dopo però San Benedetto non è una piazza... Tranquilla. Non è una piazza tranquilla, Teramo è un po' più tranquilla a livello di tifoseria, sì. Ma San Benedetto te martelle, capito com'è il discorso? Sì, comunque. Vero. Senti, ma come lo governavi questo in campo? No, intanto come lo utilizzavi? Ma io trequartista. Sì, perché c'era delle doti, superava l'uomo, tipo diciamo De Grazia, ecco. Per me De Grazia è un trequartista. Come Zecca e Terzino, io sono sempre Zecca e Terzino. Lo dirò se ieri mi ha fatto vedere quello che io ho pensato. È andato sulla fascia. Un paio di folate partendo dalla sua 5 metri ha rubato al difensore, ha crossato una palla meravigliosa. Per cui tante volte ci sta quell'intuito che uno può avere in qualche giocatore. Quindi De Grazia lo vedi trequartista, Grazia, e lui faceva il trequartista. Lui faceva il trequartista, solo che lui frenava un po' di più. Perché lui, no, lui sapeva, superava l'uomo con una certa facilità, ed era difficile da marcare, ma ha fatto dei campionati belli a Pineto, a Tortoreto in particolare, perché noi siamo arrivati a ridosso del Trani, stavamo vincendo il campionato per andare in C, quindi non è che una squadretta, un paese di 3.000 anni, non è 10.000 anni, quanto sono a Tortoreto. Eppure abbiamo fatto i campionati. È uno dei migliori giocatori che hai avuto? Beh sì, penso di sì. Grazie. Ma anche sotto l'aspetto, dello spogliatoio. Ma poi sono stato con lui, anche lui era, diciamo, dirigente, vicepresidente, presidente. Abbiamo vinto il campionato. Quindi è un bel, perciò dicevo a Traini che al 50%. Tu e Traini. Ha dimostrato di essere bravo. Io invece dico sempre che la qualità, ma non, l'ho detto anche l'altra volta, non per rapporto di affetto col mister, è che dico sempre che le persone che hanno qualche anno di più ti insegnano tanto. L'esperienza. Se uno non ha questa umiltà non può fare nessun mestiere. Il mister ha veramente fatto tante battaglie. Io quando parlo con lui, parla di calcio, a parte che lo conosco da sempre, so le sue qualità e quello che ha fatto, ma io lo ascolto sempre molto volentieri, perché ti dice sempre qualcosa di nuovo, stranamente, perché la gente potrebbe pensare che qualcosa di nuovo e di interessante, questo io lo riconosco, ma sempre finché io... Mamma mia, quanti complimenti stasera. Allora, sì. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità in ritardo, è normale. Poi rientreremo con i messaggi da casa. Eccoci nuovamente in studio. A me piace molto raccontarvi quello che succede durante la pubblicità e quindi mi piace molto sapere che Talvacchia diceva a Sparacello, ripetiglielo perché è bello. Dicevo, lui è un giocatore molto generoso, da quello che ho capito, sì, che ha detto il mister. Praticamente, però, essendo generoso, deve riuscire a capire che c'ha 24 anni e se gli scatta la molla, gli deve scattare la molla del gol e se lo deve mettere qua in testa, perché soltanto così riuscirà a diventare un bomber che fa gol, perché tanto qua gli attaccanti, tu dici, è una questione psicologica, qua se lo deve mettere in testa, perché io ricordo, faccio un esempio, Massimo Arancio giocava con me a Mociano, lui praticamente non giocava mai, primo anno fu dato in prestito al Morro d'Oro, fece un gol in promozione, noi facevamo l'eccellenza, ritornò, era la terza punta, praticamente doveva ritornare un'altra volta in prestito perché ci stavano due attaccanti forti, Bonomo
e Silvetti che erano forti. Si fece male un attaccante, comincia a giocare lui. Prima partita di Coppa Italia, 2 gol. Seconda partita di Coppa Italia, 2 gol. Prima partita di campionato, comincia a fare 2 gol a partita. Perché qua gli era scattata la molla. E quindi, ecco, lui c'ha 24 anni, quindi può migliorare tantissimo. Però è lì che deve migliorare, qua, mentalmente. Che dici, lui deve è cominciare... difficile da recepire quello che dice o no? No, non è difficile, è vero. Un attaccante quando... Il lavoro di un attaccante è pensare sempre al gol, ci mancherebbe, però come sono al 100% d'accordo su quello che dice, però come dicevamo prima penso che esistono attaccanti con caratteristiche e caratteristiche, penso che ci sono gli attaccanti che sono nati per far gol, come per me ho sempre detto Infantino è un giocatore nato per far gol, sì. E poi ci sono attaccanti che ci possono arrivare col lavoro, come tanti, col lavoro, con la dedizione, con il pensare appunto sempre al gol, puoi avere le annate che fai veramente tanti gol. Però sai, giustamente lui sta dicendo delle cose giuste, però se effettivamente trova un centrocampista che lo lanci nei corridoi giusti, dove lui può dentro, inserirsi, certo. Se lui invece pensa solo esclusivamente a fare degli assist, già mentalmente dici io sono un uomo assist. Ah, sì, io, è vero. Se il pubblico che gli gira attorno gli dice tu lavori tanto, fai salire la squadra, eccetera, gli entra in mente un meccanismo diverso da quello che è la realizzazione. Tutti del d'accordo? Gol. È vero. Da quello che, perché lui se lo lanci in corridoio... Tu sai bene che gli attaccanti vivono di movimenti. Certe volte il movimento deve essere fatto in virtù del gol, certe volte deve essere fatto in virtù del giocamento che ne può trarre la squadra. Lui, essendo un giocatore, un attaccante, io dico moderno perché lui sa fare tutto davanti, cioè te lo dico, perché poi te l'ho detto, io quando vedo un giocatore che veramente ha una grinta, ha voglia e tutto, per me è un giocatore che ci deve stare sempre nella mia squadra. Poi l'allenatore può farlo giocare o farlo giocare di più o di meno. Però tu intanto glielo dai. Però io ce l'ho. Però e Mauro, quindi dico, quindi sono due cose completamente diverse. Ci sono giocatori che vivono, allenatori che vivono per mandare in gol gli attaccanti. Ma non voglio fare il ricordo di Zeman perché dai, se no stiamo sempre a fare i soliti discorsi. Però tu sai bene che con Zeman fa gol tutti. Fa gol esterno, fa gol il sottopunta, fa gol a punta. Con altri allenatori, dove si cerca ovviamente, anche per questioni, che ne so io, di organico, no? Dove dice, chi fa l'uomo che deve dare una mano al centrocampo, al collo, fa quello che ha più forza, quello che ha più grida, che ha più... mi raccomando, copri, è chiaro che, intanto è anche giovane, ma non è che uno possa dire, io mi devo preoccupare di venire indietro, di dare una mano al centrocampo, di ripartire, è mica il Mandrake, no? No, invece però l'Infantino della situazione, che poi quest'anno devo dire che l'ho visto anche in buona condizione, no, veramente, perché io ho conosciuto l'Infantino, è cresciuto molto, io ho visto l'Infantino perché lo conosco da anni, esplosivo veramente, cioè sì. Quello che veramente in aria anche la falcata che ha fatto domenica quest'anno io l'ho visto, l'ho visto leggermente l'anno scorso, però ho visto le 3 partite un pochino mister così, quest'anno l'ho rivisto nuovamente rinvigorito. Però adesso ti faccio una domanda, il momento che io blocco Infantino, no, chi segna? Perché i 43 punti, 21 punti li ha preso i difensori? 21 punti li ha presi i difensori. Gol di difensori. Gol di difensori. 21 punti hanno preso i difensori. Se si ferma Infantino, io da allenatore devo trovare una punta alternativa a Infantino. Come no? Perché come se no non vinco una partita. Allora se c'è l'egoismo, io non devo entrare in area di rigore e dare sempre la palla, c'è un bel tiro, mister, perché non devo tirare in porta io? Ma guarda, io ti dico una cosa, guarda, ma tirate 3-4 tiri, ma guarda che lui, io perché l'ho visto giocare, perché lo seguo da un po' di tempo, a proposito di seguire, ci sono più streaming collegati dalla Sicilia, quindi qualche amico o amica o genitore secondo me più amica, no, secondo me mamma, più la mamma. Mia mamma, visto? La mamma, noi la salutiamo, la mamma di Claudio. Claudio è un ragazzo, buonasera, con grande personalità, non è il ragazzo, capito? Quindi lui, io ho visto, anzi a volte anche pure esuberante. Lui non gli manca il fatto di poter venire in porta, quello che prima ha detto Duilio, lui ha detto una cosa importante a lui. A volte, questo io non voglio dire, non sono allenatore, non lo voglio fare perché non l'ho mai fatto. Però gli allenatori ti chiedono
spesso qualcosa in base al loro modo di giocare, no? È chiaro che chi è più propenso al sacrificio lo fa, chi è meno propenso certamente non lo fa, te lo chiede uguale ma non lo fa. Lui si preoccupa di più effettivamente di dare una mano, di aiutare la squadra e di mettere... Duilio gli ha dato un consiglio che lo reputo giusto anch'io, quando parliamo di attaccanti, quando parliamo di esterni alti un po' diverso, quando parliamo di attaccanti. Ogni tanto è importante che uno dica, io faccio l'attaccante però... Qualche gol voglio tirare, fare. Voglio tirare di più. È vero che se metto la palla in mezzo, avendo Infantino a fianco, mi fa gol. Però quando vedo lo spiraglio, e lui le fa queste cose, e lui le fa queste cose. Capito, Cla? Ti stanno dicendo di essere Duilio gli voleva egoista. Dire questo, Cla. No, io per me sono... Anche siccome lui ce l'ha la personalità, perché a volte... Quanti giocatori ci stanno che non hanno una grande personalità, ma sono bravi con i piedi, però per fare gol, dicevo, perché? Perché non c'è la personalità? Lui c'ha anche questo vantaggio. Vediamo un po' cosa ci dicono le cose, sono le 22.07. Con un allenatore come te, lui si divertiva, perché a te ti piace la gente che sa giocare, che capito? In panchina, non ti vuole. Ma c'ha ragione. Tu in panchina. Ma io mi sento allenatore. Appunto. Ancora, non ancora, iniziamo con i messaggi, perché sono tanti e speriamo che non siano tutti così lunghi. Paolo. Allora, la legge dello sport ti viene dato e ti viene tolto. 2 anni fa Sansovini sbaglia il gol della salvezza diretta all'ultimo secondo e ti vengono dati i play-out per la salvezza. Dopo 2 anni Infantino sbaglia il gol all'ultimo secondo e ti viene tolta la possibilità di sperare di giocare i play-off, non erano matematici. Questa è la legge dello sport, ti dà e ti toglie. Non importa, per me se non facciamo i play-off mi importa che ci siamo salvati, bravo. Grazie ad un attaccante come Infantino e compagni, grazie ragazzi, avete salvato una società nel calcio professionistico in Abruzzo, ci sono 2 squadre, Pescara e noi, il resto è nulla, arrivederci al prossimo campionato, se Dio vorrà. Grazie Paolo Pirola. Vedi l'egoismo dopo? Infantino non Sparacello. Ma i numeri poi... Allora io divento egoista pure io, non perché io gioco per la squadra. Però se c'è Fedro Spiraglia alla porta ti rimporto. Preferisco fare con Lino. Ancora messaggi, andiamo velocemente. Arcadia, salutoni. In questo strano sport spesso i tifosi e i calciatori non sono in sintonia. Questo perché per noi è passione, per loro è lavoro, giusta la distinzione. Noi sogniamo, loro sono ben piantati in terra. Ieri a me è passo ad assistere ad una sorta di autobiscottone del Teramo con se stesso però. Mi è sembrato che se avesse una gran voglia di raggiungere più un rassicurante rompete le righe, questo no, che è uno stressante, faticoso e proibitivo playoff, no, questo no Arcadia. Comunque grazie a tutto lo staff per l'obiettivo raggiunto, forza Viterbese, perché è chiaro che se vincesse il Monza mercoledì la galletta sarebbe tanta a quel punto. Ti senti di dirgli che forse ha sbagliato? Qui proprio Mi permetto di dire che si sta sbagliando, perché noi domenica ce l'abbiamo messa tutta, si è visto in campo, abbiamo dato l'anima per raggiungere qualcosa che per noi era, perché fare i playoff è anche per noi una vetrina veramente importante per tutti, quindi sarebbe una follia dire vabbè non li facciamo, li volevamo fare tutti. I biscottoni si sono consumati altrove, vero direttore? Farli tutti. Ancora messaggi, ieri pareggio che accontenta solo la Ternana di fronte ad un Teramo che per gioco, occasioni, grinta avrebbe meritato di vincere. Onore alla società, allo staff, a tutti i calciatori che con impegno hanno raggiunto il traguardo prefissato. Spero che la società programmi in anticipo la prossima stagione auspicando obiettivi più prestigiosi. Faccio i complimenti a Sparacello per l'impegno profuso e per le sue ottime doti nel saper combattere su tutti i palloni nel suo ruolo di assist man, augurandogli di poter migliorare la sua vena realizzativa. Infine, commovente il saluto a Leo Rastelli. Eh sì, questo è bello, eh? Leo Rastelli, vera bandiera, sì, vera bandiera, scrive Nicola. Del Teramo Calcio, è profondo dispiacere per le parole del vicepresidente Cimini, ma comprensibili, in quanto tutti i tifosi, seppur con idee contrapposte, dovrebbero sostenere chi da diversi anni, nel bene e nel male, ancora porta in alto il nome di Teramo. Un saluto a Walter, grazie a tutti i suoi ospiti, grazie, sempre forza Teramo, scrive Nicola. Mamma mia quant'era lungo però. Buonasera, ieri meritavamo di vincere ma purtroppo il calcio è così. Per Sparacello, grazie a tutti voi per questa salvezza meritata. Forza Teramo, sempre la vostra cara tifosa Fabrizia, ci mancherete. Grazie Fabrizia, abbiamo sofferto insieme quest'anno, eh.
Campitelli, grazie per questi 11 anni, adesso cedi la società. Sempre Forza Teramo. Grazie e arrivederci. Più o meno è questo il senso. Buonasera Walter e a tutti i tuoi ospiti. Una considerazione, obiettivo raggiunto, ok, ma se avessimo vinto quelle famose partite che invece abbiamo addirittura perso in casa, certo, ora sarebbe tutta un'altra storia. Beh sì, certo, ovvero playoff. Tanti cari saluti, buone vacanze da Marco. Grazie Marco, ma noi non andiamo in vacanza. Ancora, direttore, al bar ve lo avevo detto che era da pareggio. Bene così, ci siamo salvati, manteniamo la categoria e adesso, se è vero che l'uomo è maturo, è maturato quando riconosce i propri limiti, credo che lui debba andare via subito, ricordandolo per gli 11 anni di attività. Scrive Andrea, che saluto ma che in questo momento a caldo non riesco a trovare il momento nel quale ci siamo visti al bar. Comunque grazie. Sparacello rimane? Speriamo di sì. Sparacello è contrattualizzato, quindi sulla carta rimane, lui è contento di rimanere, noi pare che siamo contenti tutti di averlo con noi, quindi speriamo di sì, crediamo di sì. Ma se no lo diamo in prestito alla Sant'Egidio, in eccellenza, dai, facciamo stare. Ripartiamo bene con Infantino, spero che abbia già il contratto, ce l'ha. Il gol del Forlì da ufficio, indagine, che schifo. Non lo dico io, lo dicono. Ancora, buonasera a tutti, Paolo J, grazie per la fedeltà, faccio i complimenti a tutti, a Sparacello e soprattutto per il bellissimo colpo di tacco a sbarcare. Qual era questo? La palla che ho dato a Proietti, sì, che ha fatto il tacco. Ah, vero, sì, la palla data a Proietti, bravo. Scusa che non avevo finito, una domanda a Walter per i possibili scenari societari. Paolo, sei un grande, ne parleremo lunedì prossimo, va bene? Grazie, ancora. Bravo Sparacello, dai distinti si sono notati la determinazione e l'impegno su ogni pallone, oltre ad una discreta tecnica, ciò che vogliamo proprio noi tifosi. E comunque ieri il Teramo ha fatto, a mio parere, una gran partita, tenuto conto anche del numero di giocatori contati che erano scesi in campo. E non consideriamo l'infortunio di Caidi e il quasi infortunio anche del bravissimo Fiordaliso. Sai quanto ha portato nelle casse sociali del Teramo l'utilizzo del... 80.000 euro. Senti l'aria? I massimali. Ma 120%. Sì, sì. Un grande. Beh. Ancora, grande operazione voglio dire. Questo l'abbiamo letto? Nel far salire... No. Complimenti per la salvezza, Sparacello ha fatto un lavoro importantissimo, vedi che lo hanno apprezzato tutti Claudio, nel far salire la squadra e gestendo con oculatezza gli innumerevoli palloni, vero, facendo anche diversi assist, speriamo in una riconferma. L'oracolo cosa prevede per l'anno futuro? Prevede una riconferma, lo abbiamo detto tutti e quindi speriamo davvero di sì. Ancora, hai fatto l'emplane, grande Spara, cattiveria agonistica a tutta, solo che ogni tanto devi diventare più egoista, pensi troppo a far segnare invece di segnare. Non abbiamo letto i messaggi, però la, batti no, qualche no, rigore, assolutamente no, me, però la maglia sudata sprona, ce l'hai sempre, e quello conta. Sei riuscito a far passare le tue migliori qualità, Claudio, dai retta a me. Ancora, ne leggiamo ancora 4 o 5, una domanda al DS Traini e anche a Valbruni. Cosa manca a questo Teramo per fare un campionato d'alta classifica che darebbe nuova voglia al presidente Campitelli? Adesso rispondono Valbruni e Traini. Io però una riflessione la faccio e la lascio campata in aria. È giusto che risponda il mister. Prima il direttore, poi... No, no. C'è un direttore, il Teramo è in questo momento, quindi non mi sembra corretto che io dica cose... Vabbè, anche allora, è un amico. Traini si astiene... Il mister fa l'opinionista, lo dice. È giusto che dica. Però consentitemi di porre l'accento su un aspetto strano che abbiamo registrato ieri nello spogliatoio del Teramo, dove regnava aria di serenità, ovviamente, no? Perché erano tutti più o meno felici di questo esito finale della stagione. Sicuramente un bel finale sì, di stagione, eh? Sicuro. Però, mentre Campitelli, molto riflessivo, dava appuntamento alla città, non alla prossima settimana, cioè questa, ma l'altra, perché qualcosa ci dirà, credo, dall'altra il suo vice e socio in azienda paritetico, Cimini, diceva: io mi sono stufato di tante cose, credo sia arrivato il momento, dopo 11 anni, di fermarmi.
Ora mi rimane difficile coniugare le volontà del presidente alle volontà del vicepresidente, essendo soci e cugini. Quindi succederà che magari faranno chiarezza anche su questo e ci diranno qualcosa di più quanto prima. Però è un elemento sul quale, insomma, bisogna porre l'accento. Rispondiamo al tifoso. Ma innanzitutto bisogna vedere le condizioni di Gomez, perché Lewandowski abbiamo perso a livello morale. Sicuro. Però bisogna vedere le condizioni di Gomez se recupera, altrimenti ci vuole un portiere di categoria, un portiere esperto. I due esterni abbiamo forse tra i due migliori esterni del campionato, perché tutto sommato difendono poco, però No, difendono poco, però nel momento in cui devi mettere due difensori veloci, rapidi, in modo che quando spingono, quindi tu devi lavorare sulla difesa centrale. La difesa ha preso 46 gol, sono troppi, siamo la terza difesa peggiore del girone, per cui 50 gol. Fiordaliso, non credo che resti a Teramo. 50 gol Gian Erminio, 50 gol la Virtus Verona. Fiordaliso, non credo che resti a Teramo, perché è un giocatore che è il giocatore. Quello stavo dicendo. Fiordaliso, il 99 più utilizzato per minutaggio e presenza di tutti e tre i gironi della C. Fiordaliso deve avere la chance, perché non può rifare. Andrà in B. Andrà, sicuro. Vabbè, andrà in B. Dovrà dimostrare poi col tempo se effettivamente poi la meriterà. È una categoria per lui. Quindi due difensori rapidi, anche perché non sappiamo di Speranza se recupera o non recupera. Se difesa da rifare, Donì. Beh, la difesa, l'ho i detto. I tre centrali abbiamo, da rivedere. Abbiamo quindi tutti portiere, due Caidi, esterni, due rapidi. Scusami se ti interrompo, io non sono abituato a farlo e lo sai, però poi lo dimentico. E allora io ho notato il saluto di Nabil Caidi ieri alla tribuna uscendo col piccolo in braccio. Non era il saluto di un arrivederci. Ha contratto Nabil? Credo che sia in scadenza pure Nabil. Quindi dopo sei anni, sette anni, credo che anche Caidi... Quindi Speranza è in una, pur contrattualizzato, è in una condizione fisica da verificare. Per Caidi, Va via, Fiordaliso va via, difesa da rifare. Caidi, dopo spieghiamo quali possono essere i motivi positivi o negativi. Perché per quanto riguarda invece due centrocampisti, se rimane Proietti diciamo regista il play, centrocampisti di spessore, insomma alla Del Rico del... adesso stava col Feralpi, mi sembra. Con la Feralpi. Quindi giocatore di spessore, giocatore di categoria, l'hanno fatto molto bene sia Spiga eccetera, però sono stati, secondo il mio punto di vista, sono stati un po' adattati a centrocampo e lì abbiamo un po' sofferto. D'altra parte, non possiamo Da lavorare, eh? C'è da lavorare molto. Poi le condizioni di Sparacello, che io ritengo è confermato, ci vorrebbe anche un altro punto di supporto che quindi potrebbe... Infantino Sparacello è una terza è una punta di supporto. Poi si giocano la maglia perché poi bisogna anche vedere come il mister Maurizi voglia giocare, no? Perché giusto, io ho visto tutte le 34 partite, certo modulo che non c'è. Io ho visto tutte noi le 34. Abbiamo visto più partite di Maurizi. Io ho visto ne capiamo di meno, ma abbiamo visto più partite di Maurizi. Dico bisogna anche vedere. Anzi, no, non 38, ne ho viste 41, perché ci sta pure quello di Coppa Italia. Quindi, dicevo lui. Come la vedo io? Come sempre l'esame è giusto per cosa. Come la vedo io? Perché i centrocampisti per cercare di migliorare. Che il Teramo, questo lo posso dire. Sì, però scusa, no, concludo subito. No, volevo dire che il Teramo, secondo me, in questo momento ha una piattaforma su cui lavorare, sì, però io pochi giocatori sotto contratto, ma adesso, è importante, eh? Adesso io non voglio essere presuntuoso, a un certo momento qui c'ho Proietti, c'ho Spighi che ha giocato un buon campionato e c'ho De Grazia, no? Però se questi due mi vanno sempre avanti, Sparacello non farà mai un gol. Allora se io qui metto, a fianco a Proietti un Corapi, un Del Rico, ad un certo momento Sparacello... A fianco glielo mette? Sì, a fianco. Scusa, perché non metti Corapi a posto di Proietti? No, Proietti per me è il punto fermo. Ma non perché non valga Proietti, no, perché secondo me torna a Pescara. No, Proietti sta al 70%, perché è stato un anno fermo. Se Proietti prende la condizione di giocatore di Serie A, sono d'accordo. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa io? Come no? Se ci sono troppi cambiamenti, le squadre non riescono mai ad avere continuità. Però continuità.
direttamente, mister, le squadre che hanno fatto sempre che hanno avuto successo sono quelle squadre che sono state costruite piano piano, cambiando uno, due giocatori massimo. Però devi quest'anno il Teramo è costretto a fare un allora devi ricreare un ciclo. Sì, ma se tu mi prendi, tu devi fare anche delle idee. Se tu prendi 46 gol, ti devi fare delle idee. Sì. No, beh, non solo. Hai detto bene tu, perché l'abbiamo detto in altre giornate, non quest'anno. Sono tre anni che la difesa del Teramo è una delle più battute. Sì. Allora, siamo veramente in forte ritardo, non so quanti messaggi da leggere ho ancora, 12 ancora da leggere, allora facciamo così, chiudiamo la pagina commerciale con l'ultimo impegno da assolvere. Allora andiamo avanti con i messaggi. Pensavo avessimo ancora un'interruzione commerciale, andiamo avanti pure con i messaggi, grazie. Si vede che è stata una giornataccia, Per il mister Valbruni, Mount Tridente, Sparacello, Infantino, Fischnaller. È mica male, eh? Sì, però diciamo Fischnaller si sbattono la testa assieme. No. Eh no, Fischnaller gioca anche esterno. Fischnaller è un giocatore di grande corsa e di grande taglio. Sì, però... È un giocatore che il campo te lo taglia come vuole, mister. Sì, però sono stati assieme a Catanzaro, io non prenderei mai due giocatori che sono stati assieme... l'anno io prima e poi un altro va via. Io uno Sparacello Fischnaller, io sono particolare. Infantino, no, dico, però è altro ci mettesse la firma. No, guarda che Fischnaller lo stiamo nominando noi da sei anni. No, dico, è un bel nome, ha detto il tifoso. No. Ancora messaggi, quindi 11 da leggere. Nel prossimo campionato di C, fuori Campitelli e Maurizio e certamente saremo da playoff. Forza Teramo. Fuori le pulci dalla società, scrive Andrea. A me piacerebbe Citro, Infantino e Sparacello. Giocare insieme a Citro. Citro, Sparacello e Infantino. Bel giocatore. Hai giocato vero? Con Citro? Trapoli, sì. Allora stava a Trapoli, stava a Scornamiglio, Citro, eccetera, eccetera. Quindi giocare le squadre le so fare, Capito, direttore? Numero uno. Ancora, numero uno. Lui ha il vantaggio che non era solo bravo allenatore, che conosce i giocatori. No, la squadra fa sempre cosa che gli allenatori non fatte sempre io. Tira di sinistra, tira di destra, tira di qua, sterza a sinistra. Lui glielo sa, faccio le squadre. Ancora messaggi fino ad esaurimento. Sono passati i presidenti, allenatori, giocatori. Che vuol dire Vax di tutto? Vabbè. Ma Leo Rastelli è sempre il vero grande uomo bianco-rosso, grazie mitico Leo, è vero, è verissimo, Leo è il numero uno da sempre, e lo abbiamo ricordato anche ieri, Leo va in pensione, lo abbiamo ricordato anche ieri, quest'anno, Leo? Sì. Leo va in pensione quest'anno se non riusciamo a convincerlo di continuare. No, non so. Io gliel'ho detto, ma lui c'è una persona, basta. Una persona di un'educazione, no, di è il numero uno. Che è incredibile. È il numero uno. Ancora messaggi, un saluto affettuoso al direttore Traini, un abbraccio a Claudio, un saluto a tutti. Forza Teramo, Benedetto Presante, il primo dei tifosi giovani che abbiamo a Teramo, ultra ottantenne, ti segue dovunque. Quello che portava i fiori. Ancora, volevo ringraziare il direttore per le informazioni su Capaldi, grazie. Ci piacerebbe avere anche notizie su Federico, fa ancora parte dello staff Teramo Calcio. Stefano, Federico è contrattualizzato, Se tu mi chiedi secondo te resterà, secondo me non resterà, come non resterà Capaldi, però faccio il giornalista che dà un po' fastidio quando dice queste cose, ma che intrattiene un rapporto di estrema cordialità con le persone, lo è con Capaldi, lo è con Sandro Federico che lunedì sarà qui, quindi più di questo, però secondo me pur contrattualizzato anche Federico non farà parte del Teramo futuro, questo è quello che mi risulta. Ancora, condivido in pieno il servizio sul direttore Capaldi ed anche questo dimostra perché il presidente Campitelli deve essere solo lui a comandare o avere soci come Di Battista e compagni, che ieri il vice Cimini ha definito con la parola qualcos'altro. Non ho capito bene il senso finale, però il senso del messaggio di questo tifoso è chiaro. Salve, sono Simone da Teramo. Una domanda, all'anno 21 il signor presidente ha intenzione di rifare una squadra campata all'aria o vuole puntare a farsi perdonare la cazzata e provare a raggiungere il traguardo della Serie B? Lo ha detto Mauro Traini, ha annuito Claudio Sparacello non inquadrato forse. È chiaro che Campitelli la B ce l'ha qui perché l'aveva conquistata quella categoria, meritatamente. E quindi è chiaro che nel suo recondito
il sogno è quello. Poi dal sognare a trasformare in realtà i sogni, insomma, di strada da percorrere ce n'è tanta, però è chiaro che tutta Teramo, quel maledetto 2015, benedetto maledetto 2015, è rimasto qui, è inutile dirlo. Ancora, Maurizi DS, Del Neri allenatore, la fantasia calcistica che si accende in questa fase è fantastica. Ecco perché io parto in agosto e chiudo in luglio, perché adesso comincia il calcio più grande. Quindi noi partiamo in agosto e chiudiamo in luglio. Poi succederà che per una stagione intera Campitelli qui non si sia mai seduto, ma non è che ce ne freghi più di tanto. Ancora messaggi. Grande, grandissimo, immenso Sparacello. Ti faremo un fan club prima o poi. Ti faranno. Grazie. Un fan club, ti faranno. Il mio era per Gondoma, me l'hanno venduto. Con tutta la stima possibile per Campitelli, dica onestamente che non ci sono più le condizioni per investire. La città ringrazia, saluta un presidente che ha meriti di aver fatto ripartire il calcio a Teramo e nessuno glieli toglierà mai, e demeriti, vedi Savona. E basta con questa storia degli insulti. Anche Moratti, dopo 2 miliardi di euro buttati nel calcio, veniva messo in discussione dai tifosi, che poi la gente dovrebbe ringraziarlo perché mantiene una dei carboroi in una piazza, con tutto il rispetto, limitata. Mi trovo sempre d'accordo con lui. Grazie per questo messaggio, giusto, equilibrato e che dice verità. Ancora, l'unico che ho visto a Teramo fare cross belli come quello di De Grazia ad Infantino è Osvaldo Iaconi, che li faceva per Pulitelli e Chiodi. Io ieri ero l'ultimo della ringhiera in linea con la riga di porta, proprio dietro a De Grazia, quando è partita la parabola fantastica che ha tagliato l'intera difesa e dolcemente è planata verso il testone del bomber, che doveva solo poggiarlo in rete. Scusatemi, sto finendo di leggerlo. Ho alzato le braccia ed ero ai playoff, dice Arcadio. Poi ho visto incredibilmente la palla schizzare in alto e finire la tribuna ospiti. Arcadia, mi mancherai quest'estate. Ancora adesso non capisco cosa sia successo, peccato. Ancora, ho letto una formazione o qualcosa del genere. Ecco come dovrebbe essere l'ultimo, grazie. L'11 del Teramo 2019-2020, fantastico. Portiere, Bindi, Pordenone. Difensori, Celiento del Catanzaro, Troest della Juve Stabia, Frare o Frare del Cittadella, Bini del Gozzano. Questo cambia tutto però. Centrocampo, Verre, Perugia, Verre in C non viene, raga. Poli, Carpi, attaccante, Carlini. Ce ne stanno 7-8 che giocano i miei. Due sono stati i miei giocatori. Dai. Carlini della Juve Stabia. No, aspetta, finisci. Paponi della Juve Stabia, Marotta del Catania, Ricciardo del Cesena, allenatore Valbrone, presidente Moratti, presidente Moratti. Questa squadra, De Cagno, Calori e Galla, la Ternana mi sembra, quella la Ternana, ma è un misto, i giocatori si fanno con calma. Senti Toni, siamo in conclusione. Questo è importante. Noi dobbiamo sostituire l'avversario perché, giocatori perché il campionato è finito. Chi pensa a Bini, che io ho avuto a Treviso, difensore centrale? Cioè, è bravo, è uno che mastica il calcio. Che ieri ci stava Defendi, sì, Paghetto. Insomma, erano tutti giocatori importanti. Ci sono giocatori dove io non porterei proprio per questioni di spogliatoio. Vedi? Claudio forse qualcosa. Però un Bini, che io ho avuto, ragazzo della Serie A1, difensore centrale, sempre scuola Inter, cioè voglio dire, ci sta bene, Celiento, terzino destro, ma già è un giocatore che costa soldi, un giocatore che già guadagna, è un buon giocatore. Dopo sono più tre nomi, però un po'. Stanno bene quest'anno. Non è proprio, sta bene quest'anno. Allora, stasera Torino Valbruni per almeno due super gol, questo è il prossimo, si cimenta nel fare una cosa che i giocatori diranno sempre, ma noi non guardiamo le pagelle, non ce ne frega niente. C'ha ragione. Invece, tranquilli, state tranquilli, perché la prima cosa che fanno, vanno a vedere il voto. Sì, è vero. Tutti. È vero. Mi incazzai per lui quando, secondo me, nella tua migliore prestazione stagionale in trasferta, dove non ti avrei sostituito mai, entrò Infantino al tuo posto, dove eravamo? Arenato. Tu è il migliore in campo, c'è stato chi ha avuto il coraggio di mettergli 5. Sì, perché vede su Corriere dello Sport. Vede la sostituzione. Mi incazzai io per lui. Okay. Quindi voglio dire, i giocatori
Lo sai perché succedono quelle cose? A mi siedo al tuo posto. Sì, perché no, non ci sono. Sì. Non c'è l'inviato, no? Allora io ti chiamo e tu dici chi? Come non è proprio un esperto. È vero. Sparacello. Sparacello. 5. 5. È vero. No, perché non è solo. È vero. Non è l'inviato, ma addirittura non era nemmeno lo stadio. Sì, è vero. Allora, inizio con Leo Rastelli. 10. Leo Rastelli, 1985, è entrato nel Teramo, allenatore Rumignani, e subito promozione. Ha vinto il campionato. È stato per 35 anni in silenzio, invidiato da tanti magazzinieri del Pescara, di tante società. Lui sempre con discrezione è stato sempre disponibile, veramente. Addirittura discrezione, molto, bravo. Molto, ma molto preciso in tutte le cose. È un tifoso a vita, perché andrà sicuramente in curva a tifare il Teramo, perché lui ama il Teramo. Quindi voto 10, 10 pieno. Mi sei complimenti perché hai detto la parola giusta, con tanta discrezione. No, ma poi io l'ho avuto un anno con me. Anche io l'ho avuto con me, per mi cui dico perché dico lo posso grande, giudicare. Un grande. Allora, Lewandowski, 22 gare, è stato bravissimo, ha sbagliato solo due gare. Ha sbagliato la gara con, purtroppo sfortunato, con la Virtus Verona, che è stata una gara, diciamo, purtroppo per lui molto sfortunata, e diciamo, e poi caratterialmente non mi è piaciuto. Come voto di prestazione io gli do un 7,5. Come carattere, che non si è fatto sentire e riconquistare il posto, purtroppo ha un 5. Quindi perché 6. 6. La media è la sufficienza, perché le sirene lo voleva nel Sassuolo, lo voleva il Perugia, eccetera, eccetera. Ti fanno fare la terza riserva e tu non ti fai sentire. 6 Lewandowski. Lewandowski, 6. Pacini. Pacini è partito bene, è esordito le prime due partite in casa con l'Albino Leffe, poi ha fatto una grossa partita a Gian Erminio, che è stato determinante, ha giocato una buona gara, poi piano piano si è un pochino perso, e ha sbagliato qualcosina l'ha sbagliato, perché vi ricordate voto. Il gol? Voto, perché sennò finiamo all'una, voto. Lo so, però devo dire gli errori sono che ha fatto. Tanti. No, ha fatto un errore che è, diciamo, decisivo, l'ultimo, quello di Trieste, è uscito un po' su Costantino, e più l'errore che è stato fatto, diciamo, nella partita interna con il Vicenza. 5. No, diciamo, tutto sommato, quando alla fine ti salvi gli do pure un 6. No, io, scusa, posso? Ha sbagliato le... No, no, mi mettere Pacini come Lewandowski, cioè io contesto. No, perché Lewandowski il carattere, a me il giocatore deve avere carattere. No. Se il giocatore non ha carattere non vince. Mister, non siamo d'accordo, vabbè. Allora, Gomis. Per quanto riguarda Gomis 7, ha sbagliato una partita sola, ha giocato 6 gare, la partita l'ha sbagliata perché secondo me il gol di Fano era parabilissimo. Poteva prenderla. Però ha curato lo spogliatoio, è stato molto presente, si è fatto sempre sentire, è stato uomo squadra, penso che meriti un 7,5. Ah, 7,5. Vitale, 2 partite, 2 sconfitte. Purtroppo. Ma pure Vitale, ma è rispolverato. No, tutti i difensori. Dopo facciamo centrocampista attaccante. Perché giustamente questa è la difesa. Vitale, 2 partite, 2 sconfitte. Vitale purtroppo, 2 partite, 2 sconfitte, poi è andato via a dicembre, per cui merita un 5. Sei generoso. Che rosa c'ha il Teramo? Andate ritorno. Mastrilli dopo è andato a Bisceglie a gennaio, insomma ha giocato poche partite, ha fatto vedere qualcosina, però in anche fase lui offensiva. Caratterialmente fase difensiva si perdeva gli uomini. Sì, però mi ha dimostrato poco, non è stato 5. Molto influente, secondo me un 5. Piacentini è partito benissimo, addirittura mi sembra che sia di proprietà del Teramo poi. Sì, è Teramo. Quindi è di conseguenza si è infortunato, ha preso una pubalgia, per cui ha trovato grosse difficoltà poi nel rinserirsi per questo. Però ha giocato 24-25. Però considerando che è un giovane che ha fatto minutaggio, gli do un 6. Altobelli non mi è piaciuto, carattere 0.
perché un difensore che a un certo momento non mi è piaciuto, non come giocatore, il carattere, perché è uno stopper che già sa e ha giocato diversi campionati, ha fatto un campionato l'anno scorso di girone C, quindi caratterialmente dovrebbe essere maturato, ha giocato poco, ha giocato 7 partite, anche se ieri si è dato da fare, però per me merita un 5, un giocatore senza carattere. Speranza, il gol bellissimo, 1, mi riferisco al gol di Imola, bel gol di Imola, però è uomo spogliatoio, ha avuto questo infortunio, dal primo dicembre non ha giocato più, quindi si può giudicare bene, se lo giudichiamo a livello di spogliatoio io gli do un 6. Per quanto riguarda Celli è un buon giocatore, ha realizzato 3 reti, preso 5 punti la squadra, perché col Vicenza Gian Erminio ha fatto delle realizzazioni importanti, il gol con Renate alla partita d'andata, per cui Celli penso che è stato abbastanza determinante in alcune situazioni, l'unica cosa qualche infortunio, quindi deve minimo rifare una preparazione mirata. È finito in crescendo, inizialmente è partito, stiramenti, qualche poppaccio, eccetera, però io gli do 7. Per quanto riguarda Ventola inizialmente ha trovato grosse difficoltà, non si inseriva, non lo vedevano, lui piano piano si è conquistato il posto, con umiltà ha spinto, è stato abbastanza decisivo, lui è stato determinante perché ha fatto la bellezza di 6 punti. Il rigore che prendemmo contro l'Albino Leffe e il gol in casa con il Pesaro, sembra. L'Eurogol col Pesaro. Ecco, quindi praticamente Ventola ha giocato un bel girone di ritorno. Sì. Quindi gli do anche a Ventola un 7. Caidi, ditemi voi, io sono il gregario di Speranza. Mi danno la squadra e mi danno le chiavi della squadra. Le chiavi della difesa. Ecco, le chiavi della squadra in fase difensiva. Io dimostro di mantenerla in una condizione con 2 ragazzi che devo giocare a fianco. Discreta. Noi l'abbiamo un po' messo da parte. Caidi dice questi tiri in alta, non appoggia mai, non gioca per la squadra. Invece, secondo me, Caidi è stato un giocatore molto intelligente, perché i 2 giovani, soprattutto di testa, non ce n'era per nessuno, per bene. Qualche volta quando ci siamo spinti un pochino, che lui è stato superato, e abbiamo preso diverse ripartenze come il gol con la Fermana, eccetera eccetera, per cui Cain, secondo il mio punto di vista, per caratterialmente io gli do un 7. Polak inizialmente carburato poco, ho giocato 13 partite, carburato poco, senza eccetera, allenamento. Però senza allenamento, eccetera, però dopo troppe ammonizioni, troppi falli, con le punizioni si vengono le partite, se uno batte le punizioni vengono le partite. Come diceva l'allenatore, difensore falloso, difensore pericoloso. Pericoloso. Quindi secondo me un 6, perché può dare molto di più. Allora, Mantino è l'esordio, un ragazzo esordiente, ha sbagliato quella partita di San Benedetto, diciamo, quando Russotto gli è andato su lì e abbiamo perso la partita a pochi minuti dalla fine. Solo quel piccolo errore. Perché Maurizio ha perso la partita a San Benedetto e ci stava a vedere. No, però dicevo, mi spiace degli stivosi. No, dillo. Se non lo dici a 10 minuti alla fine c'hai la partita in mano, allora, sbagli il cambio. Il Teramo, no? Il Teramo. Sono d'accordo, sbaglio il cambio. De Grazia, ogni contropiede era un pericolo. E lascio. No? No? Ecco, sono d'accordo, bravo. Mantini. Allora, Mantini, diciamo, considerando che è il primo l'esordio del primo anno, eccetera, un 6 la sufficienza la merita. E adesso? Fiordaliso, secondo me, è stato uno dei migliori giocatori che il Teramo, perché delle volte ha giocato anche fuori ruolo, terzino. Ha giocato però con più costanza rispetto però, ha giocato con più costanza, però sai, un giocatore portato dal Primavera del Torino, giovane, messo
titolare fisso in squadra, sì, ha giocato bene. Secondo me Fiordaliso merita un 7,5 pieno. Se fai quel ruolo, se fai quel ruolo anche lì, perché Fiordaliso è un vero difensore, ancora non lo è. Non lo è ancora, ma è giovanissimo, ragazzi. Sì, sì. È un 99, Fiordaliso, Fiordaliso ha realizzato tre reti, quasi quattro ieri, due caidi. Uno, due, diciamo, tre una ventola, tre Celli e uno Speranzi, quindi alla fine fanno i 21 punti. Se voi li contate, sono 21 punti dei difensori. Quindi, allora, se Sparacello lo vogliamo vedere che realizzi qualche gol, lo dovete far giocare come gioca l'attaccante. Mentalmente deve entrare e non cercare sempre questo appoggio. Senti Tony, vuoi chiudere tu questa trasmissione? Perché io mi sto godendo questa poltrona come tu nemmeno ti immagini. Ma niente, chiudo soltanto facendo gli auguri a Sparacello, perché ce l'abbiamo qui, facendo gli auguri anche al direttore Traini, per che superi il Sant'Arcangelo, che superi un grosso in bocca al lupo tutti per te e per l'Avezzano e per il presidente che ci sta seguendo, perché che non ho il piacere di conoscere. Fa un, diciamo, un piacere, diciamo, anche alla società. Un augurio, diciamo, a Duilio, che possa entrare nel Teramo Calcio. Pensavo che dicessi nel Boca Junior. No, Boca Junior, dopo il Boca Junior. Niente, e concludo soltanto dicendo, do anche un voto, che se lo merita il pubblico di Teramo, che secondo me merita un 10 abbondante, perché sopportarsi 6 sconfitte in casa e tanti pareggi con poche vittorie non è da tutti. La società non ha preso punti di penalizzazione, quindi anche la società merita 10. Una 10. Sufficienza piena, perché molte squadre hanno preso tanti punti di penalizzazione e l'Avezzano stesso, che adesso si ritrova con i punti di penalizzazione, sta facendo per i play-out passati. Fammi dire, prima di salutare da seduto nella poltrona di Tonino Velbruni, che voglio ringraziare Claudio Sparacello, gli altri sono amici. Grazie a voi. Claudio lo ringrazio per tanti motivi, gli ricordo che lui è stato ospite di Sport Italia, e quindi livello nazionale tanto di cappello, ma ti avranno visto più stasera su Teramo che la sera che sei stata a Sport Italia, di questo stai sicuro. Super Gol torna lunedì prossimo, perché piaccia o non piaccia, siamo partiti in agosto e Marco De Antonis ci ha detto: per cortesia continuate il più a lungo possibile, magari fino a luglio ci proviamo. Anche perché ci sono centrocampisti attaccati. Per adesso comunque, ce l'abbiamo lasciati. Nella difesa del Teramo i premiati di Velbruni sono due su tutti, Gomis e Fiordaliso. Questo è il verdetto di Supergol. Grazie, a lunedì prossimo.